Thank you.
vi dico che è partita un po' di emozione, siamo pronti, vi voglio tutti belli carichi, adesso sì. Tutti quanti con le mani! Baby, let's get you down in me.
grazie, grazie. Allora, noi continuiamo con lo spettacolo, intanto il nostro chitarrista. Allora, mi chiedono un po' di basso nella spia della chitarra. Sì, facciamo tutto dal con vivo. Con un po' di zucchero. Con un po' di zucchero che c'è stato prima. Noi intanto ringraziamo il fonico e il service. Grazie, facciamo un applauso anche a loro, perché in merito loro, se potete ascoltare bene questo concerto. Ok, lo alziamo di più dopo, tu intanto cambia la chitarra, vai. Ci siamo, adesso assisterete al cambio della chitarra del nostro chitarrista Giuseppe Serio, al quale facciamo un applauso perché vi ha regalato il primo assolo della serata, assolo studiato precisamente a casa. Adesso passiamo alla chitarra elettroacustica perché ci diamo una calmata, che adesso siamo partiti troppo forti, quindi adesso... Adesso un artista calmata, un po' più tranquillo. Ad un artista molto molto più tranquillo, bravissimo. E il nostro Giuseppe ci darà l'input per portare il tempo con le mani. Sentiamo un po'. Allora, portiamo il tempo con le mani. Intanto cortesemente anche la voce del bassista sta spenta. Pare che stia spenta, vedi un attimo. Forse sta male. Ok, perfetto. Aspetta. Le mani, se no spegniamo sì. Tutti i microfoni, ecco qua, spegniamo tutto. Che siamo d'accordo col fonico, abbiamo detto se non battono le mani spegniamo tutto. Le mani! Signori, è resuscitato. Eccolo qui. Una chitarra per amica e con voce malandata canta e suono la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un colpo un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto, e una donna chi ci sta. Chi mi vuole prigioniero, non lo sa che non c'è muro, stacchi alla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Tutti insieme, vai. Vivo la vita, così la giornata, con quello che dà. Sono un artista, allora mi basta la mia libertà. Da una finestra se affaccio una donna che un sorriso mi fa, e una di quelle va in pelle stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, sono il canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita, così ho giornata, con quello che dà. Sono un artista, allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa, e una di quelle va in pelle stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Piano piano ci organizziamo bene, Perfetto. Io vorrei un po' di tastiere nelle spie, grazie. Allora, visto che
stiamo risolvendo il problema. Allora, io volevo raccontarvi, oltre a fare tante canzoni, ho fatto anche dei monologhi che conoscete sicuramente tutti. Allora, ci sono quelli un pochino più seri e poi ci sono quelli magari un pochino più spinti. Io, visto che siamo in piazza, siamo tutti vaccinati, volevo fare qualcosa di divertente. Uno fra questi si chiama Pasquale l'infermiere e fa così. Alziamo queste tastiere, grazie. Mose è rimasta incinta e te presenti a casa mia per regolare i conti, come se sulla panza avessi scritto che ha colpito e stato il sottoscritto. Non nego che con te feci l'amore in piedi, in 500, in ascensore, ma allora lavoravi pure all'ospedale e andavi a letto con Pasquale. Pasquale, l'infermiere, mai capito? Quello che gli mancava mezzo dito e che voleva fatte le iniezioni soltanto per levarteli i garzoni. Se fossi certo di essere padre vero, sarei contento, te lo giuro, ma occhi chiusi rischio, bene o male, di riconoscere il figlio di Pasquale. E mettila al mondo prima sta creatura. Se mi somiglierà, te sposo, gli do il nome, casa mia. Ma se somiglia a lui, so cacchi sua. Nel caso avesse tutto il viso tuo, può essere de Pasquale oppure mio. Allora per non far scoppiare casino, o dovrai crescere te, sto ragazzino. Io a modo mio gli sarò vicino. Mi posso mettere in banca un po' di grano. Crescesse con carattere co' io, farò sempre in tempo a di e figlio mio. Ma se un giorno smettesse di studiare e decidesse di fare l'infermiere, gli dovrò dire in modo più leale: sei un figlio della mignotta e de Pasquale. Ogni artista ha la sua targa, la sua canzone che lo rappresenta. Sicuramente con questa canzone, questa sarebbe la mia targa. Mi raccomando, tutti quanti i cori, la cantiamo insieme. Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro. La barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì, d'accordo, ma poi sì, lo so, il primo bacio, ma il cuore ingenuo che ci casca ancora. Abbraccio, l'illusione dura, rifiuti di pensare un'avventura, poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi ciò che è fatto è tutto a posto, sì, d'accordo, ma poi tutti insieme, dai, tutto il resto è noia. Sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia.
l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi feste e inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è no. Facciamo un applauso a Grande Califfo. Adesso vi volevo raccontare un altro monologo molto divertente, perché io ho avuto, come tutti sapete, io ho avuto tante donne nella mia vita, qualcuno ha detto pure 1500 donne, ed è vero, avrò vissuto in modo così, è stata dura anche quella, quel tipo di vita. Fra tutte queste avventure me ne è capitata una particolare che mi ha segnato un po', e questa è l'avventura con un travestito. Io la vorrei raccontare, posso, ve la racconto? Voglio sentire però il sì da parte di tutti. Non vi conviene. Vabbè, siamo tutti vaccinati, a parte qualche bambino, vabbè, comunque. In faccia era più liscio della cera, che barba si era fatta quella sera. Era una bomba, infatti mi sono detto, non so più io se non lo porto a letto. Tutto sembrava fuorché intravestito,